ci racconti un po' di questa, di questa competizione. Beh, cosa possiamo dire? Quindi partiamo che il gioco del formaggio è molto antico, si parla del 1400 nella storia che si conosce. Qui a Calvignano siamo venuti a fare nel 2003 il campionato nazionale singolo di Ruzzola, dopodiché abbiamo cercato di continuare ed è venuto fuori che giocare il formaggio come tradizione in una cantina così bella e via così era giusto rievocare proprio la storia, diciamo così, del gioco del formaggio. E siamo qua adesso alla 12ª edizione. Divertirsi in mezzo alla gente con il gioco del formaggio, fare una chiacchierata assieme, mangiare qualche cosa in compagnia, una bella premiazione e un bel saluto a tutti all'anno prossimo. Quanti sono i partecipanti? Quest'anno abbiamo 40 partecipanti. Che arrivano da dove? Che arrivano, diciamo così, partiamo Milano, sì. Pavia, Modena, Pesaro, Ancona, Siena, Arezzo e poi c'è un'altra località che adesso mi scappa, Perugia. Queste sono le località che sono intervenute quest'anno. Chi vince? Allora, noi giochiamo al mattino lancio della forma singola, c'è una premiazione apposta per la lancio della forma, poi nel pomeriggio, durante il pranzo, io farò l'abbinamento delle coppie, fatte sul posto le chiamiamo, in modo che si prende giocatori meno bravi e più bravi da mettere assieme, in modo che tutti si possano divertire, dopodiché c'è il vincitore, abbiamo il trofeo Travaglino, se volete fotografarlo potete andarlo a fotografare, c'è il trofeo Travaglino con la sua premiazione e tutto quanto. È un trofeo Travaglino annuale che si fa a livello nazionale.